Ok, potremmo stare ore e ore a parlare e a discutere della Legione di Caesar, sulle sue origini storiche, sulla moralità e sull'etica che c'è dietro a tale fazione, ma non è l'obiettivo di questo video, o perlomeno non è quello principale. Oggi invece vorrei farvi riflettere su un fatto, perché a mio avviso, dal punto di vista prettamente storico, la Legione di Caesar non ha nulla o quasi a che fare con l'Impero Romano, ma è forse più simile a una oscura dittatura orwelliana. Oppure ad una vera e propria monarchia assoluta. Sappiamo tutti che la legione, che a tutti gli effetti altro non è che un popolo di schiavisti e di schiavizzati, nacque per volontà di Edward Sallow, un giovane appartenente al gruppo dei seguaci dell'Apocalisse, inviato in terre lontane per indagare su alcune tribù primitive per studiare il loro linguaggio. Edward, infatti, non fu scelto a caso, ma venne inviato proprio in qualità di esperto di antichi popoli. Un hobby che coltivava fin da piccolo. Nel gruppo dei seguaci si specializzò in antropologia e linguistica, ma nutriva una forte avversione verso i suoi compagni a causa del suo carattere narcisista. Così prese questo viaggio come un'occasione di riscatto personale, che effettivamente avvenne. Qui conobbe diverse tribù, come ad esempio quella dei Piedineri, che lo tenne in ostaggio per un eventuale riscatto da parte dei seguaci dell'Apocalisse. Nel mentre, Edward scoprì che la tribù dei Piedineri era in guerra con altre sette tribù. Una guerra che molto probabilmente avrebbero perso se non fosse stato per lui. Forse sia a causa del brutto presagio di dover morire come prigioniero, sia per il suo spiccato carisma e narcisismo, Sallow decise di collaborare con i Piedineri e di donare le sue conoscenze storiche e antropologiche ai loro membri. Iniziò a far applicare loro i principi dell'arte della guerra, formandoli alle tattiche belliche che conosceva, ovvero quelle del passato, principalmente quelle di Giulio Cesare che applicò durante la sua conquista della Gallia. Mostrò loro come curare e conservare le armi, come creare piccoli esplosivi e colpire i punti deboli dei propri nemici, utilizzando la tattica romana del divide et impera. Al punto da impressionare molto velocemente i capi tribali, divenendo presto uno dei loro leader. Qui emergerà tutto il narcisismo di Edward, poiché egli si rinominò ben presto Caesar, figlio di Marte, un titolo onorifico che, dopo la morte di Giulio Cesare, ogni imperatore romano o del mondo avrebbe conservato. Era Cesare, Ottaviano Augusto, tutti gli imperatori del Sacro Romano Impero, da Carlo Magno in poi, ogni re tedesco fino alla Seconda Guerra Mondiale con il titolo di Kaiser. Così come tutti gli zar russi, a partire da Ivan il Terribile fino a Nicola II, il cui appellativo ufficiale era zar, una contrazione slava del termine latino Cesar. Ma nonostante le manie di onnipotenza del giovane Edward Sollov, per gli amici adesso Cesar, egli iniziò a comportarsi in maniera piuttosto differente rispetto a quanto capitasse effettivamente all'interno dell'Impero Romano, da cui egli sperava di discendere secondo chissà quale intervento divino. Sappiamo infatti che, dopo aver introdotto numerosi concetti bellici tipici della società romana, egli sconfisse la tribù nemica dei Piedineri, i Rigers, prelevando tutti gli uomini normodotati e unendoli al suo esercito, sterminando al contempo tutte le donne, i vecchi e i bambini. D'ora in avanti, quella che sarebbe presto diventata famosa con il nome di Legione di Caesar, divenne al 99% un esercito di combattenti e di schiavi, di oppressori e di oppressi, in cui possiamo notare la prima mastodontica differenza con il vero Impero Romano. Le conquiste effettuate dai Romani erano infatti molto, ma molto diverse, soprattutto a maggior ragione in epoca imperiale, che arrivò a inglobare territori che vanno dall'attuale Scozia fino a parte dell'Arabia Saudita. Pensiamo un secondo, dove sarebbero andati a finire i Romani se avessero fatto terra bruciata di ogni città, paese o luogo da loro conquistato? Molto probabilmente l'impero sarebbe stato estremamente più piccolo, poiché è proprio nella natura stessa della sopravvivenza dei grandi imperi, come anche quello persiano o quello di Alessandro Magno, non sterminare le popolazioni conquistate, bensì allearsi con esse, spesso rispettando le proprie usanze culturali, le religioni, le mode, imponendo solo un controllo fiscale, militare e politico. Pensiamo all'Egitto dei grandi faraoni. A un certo punto arrivano i Romani, sconfiggono gli Egizi e tutto il Nord Africa è conquistato. Gli Egizi hanno cessato di esistere all'improvviso o sono stati tutti schiavizzati? Le donne e i bambini sono stati uccisi, distruggendo anche dal punto di vista demografico intere città prospere ed utili anche per i romani? Assolutamente no. I romani hanno imposto loro una legislazione, una tassazione, un controllo militare, ma gli Egizi continuarono a svolgere le stesse mansioni che svolgevano prima del loro arrivo. C'è un bellissimo murales evidenziato anche da uno dei più grandi storici d'Italia, ovvero Alessandro Barbero, il cui faraone ritratto altri non è che l'imperatore romano, in realtà, che governava in quel periodo storico.
Questo significa una cosa fondamentale. Le tradizioni del popolo egizio, dal punto di vista culturale e religioso, non cessarono assolutamente di esistere dopo la conquista dei Romani, ma anzi vennero preservate. I Romani stessi avevano un grande rispetto per le culture più antiche della loro, a partire da quella greca, considerata a ragione la culla della civiltà romana. Nella Grecia conquistata dai Romani venivano inviati migliaia di giovani a formarsi culturalmente, più o meno come il nostro Erasmus, ma con più vino. Mai i Romani si sarebbero sognati di distruggere la Grecia, l'Egitto, le antiche città persiane e tutte le altre città da loro conquistate, di ridurre schiavitù donne, bambini e vecchi, aspetto che a quanto pare il nostro simpaticone Cesar non poteva non conoscere della cultura romana. Per questo, a mio avviso, egli decise totalmente di ignorare questo aspetto culturale, concentrandosi più sull'insegnamento dei metodi bellici romani. Oppure, un'altra teoria, è che Cesar non conosceva affatto gran parte della cultura romana. Inoltre, un altro aspetto fondamentale che ci fa capire appunto che Cesar non conosca effettivamente l'impero romano è che nella legione non vediamo alcuna tattica militare di impronta romana. Il sistema di combattimento, per quanto abbiamo avuto modo di notare da Fallout New Vegas, è sostanzialmente simile a quello di orde di barbari che si lanciano con le loro spade contro i nemici, sperando di avere la meglio con un assalto frontale contro nemici armati di fucili e lanciarazzi. Nella legione non esiste alcuna tattica di combattimento romana, così come non esiste la testudo, ovvero la testuggine romana utilizzata praticamente ovunque dai legionari. Non esistono tattiche di cavalleria, perché i cavalli su Fallout non ci sono e non ho mai capito il motivo. Non utilizzano le linee duplici e nemmeno quelle triplici o quadruplici. Non utilizzano la formazione a cuneo o a cerchio utilizzate dai romani per la famosissima conquista della Gallia. E a ben pensarci, non utilizzano alcun tipo di formazione di attacco, in realtà. Ovviamente tutto questo potrebbe passare in secondo piano se pensiamo che l'intelligenza artificiale su Fallout New Vegas non era così evoluta da permettere chissà quali formazioni belliche. Eppure a farmi dubitare della conoscenza bellica di Cesar è anche un altro fatto. Nella storia di Fallout non ci sono riferimenti specifici al tipo di tattiche belliche conosciute dai legionari, ma solo ed esclusivamente alle battaglie combattute e ai vari gradi dei diversi personaggi. Dunque, Cesar conosceva una storia romana molto, ma molto parziale, che però gli è stata utile per la sua scalata al successo all'interno di rozze tribù primitive. E questo lo capiamo proprio perché sappiamo che Cesar si formò prevalentemente su due testi che parlavano dell'impero romano: Storia della decadenza e caduta dell'impero romano e Il De Bello Gallico, scritto dallo stesso Giulio Cesare. Da questi unici due testi possiamo capire come Cesar interpretava al 100% il passato impero romano. Il primo testo, scritto dallo storico inglese Gibbon, interpretava in modo abbastanza superficiale e riduttivo, diremmo al giorno d'oggi, le cause della fine dell'impero romano. E secondo Gibbon, l'impero romano cadde sotto le invasioni barbariche a causa della perdita di senso civico da parte dei suoi sudditi. Essi infatti divennero ben presto deboli, cedettero il compito di difendere i confini dell'impero a barbari, mercenari o federati, che divennero così numerosi ed integrati nel tessuto della società da avere la possibilità di distruggere l'impero dall'interno. Egli pensava che i romani fossero divenuti poco virili, incapaci di continuare a comportarsi come i veri soldati del passato. E la teoria di Gibbon si basa sul fatto che fosse proprio il cristianesimo stesso a minare lo status di virilità romana, creando la certezza che una vita migliore sarebbe esistita dopo la morte. E fu proprio questo ideale che portò i cittadini romani ad una sempre maggiore indifferenza verso la vita terrena, che indebolì il loro desiderio di sacrificarsi per l'impero. Non soltanto, nel suo testo scrisse anche che il pacifismo, così radicato nella cristianità, contribuì a smorzare il tradizionale spirito marziale romano. Il secondo testo preso in esame da Cesar per lo studio dell'impero romano fu Il De Bello Gallico, scritto dallo stesso Giulio Cesare durante la campagna militare per la conquista della Gallia. C'è da specificare che si tratta di un testo estremamente tecnico, dal quale molto probabilmente Sallo prese spunto per le sue tattiche, impartite poi alla tribù dei Piedineri che lo aveva catturato. Fu poi attraverso tale testo che Sallo capì come poter effettuare la sua personale scalata al potere. Così come Cesare, da semplice governatore della Gallia, riuscì a sfidare il Senato della Repubblica Romana e riuscì a riportare una delle più grandiose vittorie sul campo di battaglia di Alesia, anche Sallov volle emulare il proprio idolo, concentrandosi solamente però sull'aspetto bellico e militare di Cesare, impostando la sua futura legione non come un impero, bensì come un accampamento in una guerra perenne.
Ora, non era il mio scopo fare una lezione di storia, ma da questi dettagli riusciamo a capire ancora meglio quanto parziale potesse essere la conoscenza di Sallow sull'impero romano. Egli non era di certo uno sprovveduto e nemmeno un analfabeta, conosceva bene ciò che aveva letto e riletto svariate volte, ma a causa della scarsità di documenti si era illuso che l'impero romano fosse una sorta di dittatura totalitaria senza cuore e senza alcuno scrupolo, pronta a massacrare indistintamente tutti i suoi nemici per evitare di declinare e di collassare su se stessa, abbracciando strane fedeli religiose e accogliendo sempre più popolazioni nelle proprie ricerche che l'avrebbero fatta fallire. Ovviamente, per forza di cose, Caesar fu costretto ad unire alla sua tribù gli altri popoli conquistati, ma pur sempre in una condizione di perenne schiavitù. Per decenni Caesar e i suoi sottoposti si dedicarono anima e corpo a combattere le tribù, ad uccidere gran parte dei loro membri e ad annullare ogni identità tribale precedente, assorbendo chiunque potesse risultare un buon guerriero per creare un impero totalmente fedele al suo leader. La legione di Caesar non è altro quindi che un esercito di schiavi, il cui unico proprietario è solo e soltanto lui. Tutti i maschi sani vengono inclusi nell'esercito per combattere fino alla morte per il loro leader. Gli storpi, invece, o comunque tutti coloro che si ribellavano, svolgono missioni da schiavi oppure vengono uccisi o esiliati. I bambini e le donne non hanno libertà, al contrario invece delle matrone nella società romana, donne libere e spesso molto potenti. E ogni altro aspetto sociale è basato sull'importanza dei rigidi ruoli attribuiti dallo stesso Caesar, rendendo di fatto impossibile ogni sorta di scalata sociale al vertice. Un altro aspetto importante è che nella legione non esistono e non vengono mai citati i più grandi e importanti concetti romani, quali ad esempio la pietas, ovvero il rispetto sia verso lo Stato da parte del cittadino, sia verso la divinità, così come verso i propri sottoposti, fino appunto anche agli schiavi. E soprattutto la maiestas, quel rispetto prima dello Stato e poi dell'imperatore in quanto massima carica statale nei confronti anzitutto dei cittadini, come massimo rappresentante del popolo romano intero. Ma non solo, non ritroviamo alcun accenno nemmeno alla virtus romana, ovvero il saper riconoscere ciò che è male e ciò che è bene, alla humanitas romana, ciò che distingue gli atteggiamenti umani da quelli bestiali, oppure alla clemenzia, ovvero quella forma di moderazione d'animo nei confronti dello sconfitto senza esercitare vendetta, ed infine, un termine sconosciuto totalmente a Caesar e ai legionari, è proprio forse quello più importante all'interno dell'impero romano, su cui era basata l'intera società. E le conquiste stesse dei romani delle terre considerate ostili, cioè in costante conflitto tra loro e dunque barbare e selvagge. Stiamo parlando della Pax Romana. Ed è incredibile perché dalla Pax Romana deriva in realtà il benessere e il buono sviluppo dello Stato, dalla Pax Romana deriva quella forma imperiale giunta a maturazione nel tempo, già teorizzata da Giulio Cesare prima ancora di scontrarsi con il Senato della Repubblica Romana. La Pax garantiva infatti la sicurezza del singolo cittadino, permettendogli di non vedersi più minacciato da guerre, vivendo la sua vita serenamente. Già lo stesso Cesare, nonostante la sua vita si basasse sulla guerra e sulle conquiste, si rese presto conto dell'importanza per un popolo di vivere in pace. Politica poi proseguita dallo stesso Augusto che ne incrementò il culto a Roma con la costruzione della famosissima Ara Pacis dedicata alla dea della pace. Certo, anche le terre amministrate conquistate da Caesar in Fallout godono di un'apparente pace, ma la loro popolazione, se non è morta, bruciata, impiccata o crocifissa, è ridotta in una costante condizione di schiavitù. Un altro aspetto da considerare, invece, è quello punitivo, per così dire, che i fanatici della legione di Caesar credono di aver ripreso direttamente dall'impero romano, ovvero le torture e le famose crocifissioni. Se da un certo punto di vista è così, dato che la crocifissione in epoca romana rappresentava la massima pena di morte, essa non toccava a tutti, ma era praticata solo in casi eccezionali per punire gravi reati, spesso furti, ribellioni molto gravi, solo contro gli schiavi. Inoltre si trattava di una pena già praticata in diverse società del passato e dunque non solo da attribuire ai romani, i quali avevano anche loro preso spunto da altre società per applicarla, come ad esempio gli antichi popoli mesopotamici e i cartaginesi. Tuttavia, ben presto la crocifissione iniziò a diventare una pratica obsoleta nell'impero, soprattutto dopo le diverse conversioni al cristianesimo, e fu così che essa venne proibita pubblicamente in tutte le province a partire dal IV secolo d.C., da Costantino, nella fase in realtà più matura dell'età imperiale. Inoltre, nell'impero, questa ed altre forme estreme di condanna e di tortura erano molto rare, poiché bisognava attenersi ad un preciso iter burocratico prima di condannare un imputato, iter deciso da un vero e proprio giudice come nella nostra società. Esistevano diversi crimini e il giudice inoltre doveva verificare se esistessero un certo numero di testimoni e se non si trattasse a tutti gli effetti di una forma di calunnia nei confronti appunto dell'imputato. Nella legione di Caesar invece non vi è scelta per chiunque commetta un crimine.
Partendo dal presupposto che qui sono tutti schiavi, la crocifissione può toccare a tutti, soprattutto ai popoli conquistati. Non c'è una logica o un iter ben preciso da seguire prima di decidere una crocifissione, e sembrerebbe che lo stesso Cesare, oppure un membro del gruppo con il più alto grado in una determinata circostanza, abbia la facoltà di decidere se crocifiggere o meno una o più persone a sua discrezione personale. Un ultimo aspetto da considerare, per nulla in comune con l'impero romano, è basato sul fatto che lo stesso Cesare ripudi la tecnologia in ogni ambito, vista come corruzione dell'animo umano che avrebbe portato all'ozio e alla conseguente rovina, che, come accaduto nelle società democratiche del mondo prebellico, avrebbe fatto collassare l'umanità. Da qui ad esempio nascerà l'odio di Cesare nei confronti della RNC e il costante utilizzo di armi bianche e di medicina tradizionale. Eppure però l'impero romano aveva compiuto enormi passi da gigante dal punto di vista scientifico e tecnologico rispetto al passato. Alcune tra le più grandi invenzioni della storia, non lo devo ricordare io, ma si devono proprio ai romani, dall'acquedotto all'alluminio, dalle dighe, ai tunnel, agli anfiteatri e anche molti strumenti chirurgici. Fu proprio attorno al secondo secolo d.C. che l'impero poteva contare su un immenso patrimonio di risorse naturali, di scambi commerciali, di opere sempre nuove. Si trattava infatti di una società protesa verso il futuro, piuttosto che verso il passato. I romani dunque non erano certamente così all'antica come possiamo immaginarli noi o come poteva immaginare anche lo stesso Cesare, ma al contrario erano spesso favorevoli alle innovazioni belliche, tecnologiche e scientifiche in ogni campo, anche perché se no non avrebbero conquistato un intero continente. Dopo aver analizzato diversi settori, dalla struttura sociale alla politica fino alla tecnologia, eccoci arrivati all'ultimo aspetto, quello religioso. Sappiamo che il culto seguito all'interno della legione, l'unico autorizzato, tra virgolette, è il culto di Marte. Tutto ebbe inizio nel 2250, quando Cesare si dichiarò figlio di Marte e ricevette dal dio stesso l'ordine di conquistare tutta la Terra. Per facilitare ovviamente questa conquista, secondo lo stesso Cesare, Marte ripulì la Terra con il fuoco, ovvero con l'apocalisse atomica, affidando a lui il dovere di liberare la Terra desolata dal caos e dalla barbarie. Lo status divino di Cesare significa che, all'interno della legione, obbedire e seguirlo vuol dire in realtà intraprendere la volontà di una vera e propria divinità, molto più grande di lui, ovvero il dio Marte. Per questo nessuno all'interno della legione vuole e vorrà ribellarsi a lui. Cesare è quello che noi oggi chiameremmo a tutti gli effetti un monarca assoluto, che attribuiva il potere da lui ereditato direttamente da Dio stesso. In ogni caso, per evitare il dissenso, i figli dei scavi vengono allontanati dalle famiglie e indottrinati da una carica particolare, ovvero le sacerdotesse di Marte. È chiaro a tutti che la parvenza della discendenza religiosa di Cesare sia una follia vera e propria, una invenzione di sana pianta dello stesso Edward Sallow, eppure essa è mantenuta in vigore attraverso rigide regole e una forzata ignoranza comune all'interno della legione. Persino ai legionari stessi viene insegnato o fatto credere che tutte le usanze imposte da Cesare siano in realtà frutto di una volontà più grande dettate da Marte stesso. Un altro motivo dell'odio di Cesare nei confronti della tecnologia e dei progressi, tenuto nascosto a tutti, è proprio in realtà la paura indiretta che gli uomini delle terre desolate diventino così più istruiti, proprio come lo era lui sotto i seguaci dell'Apocalisse, si facciano domande e scoprano in realtà la verità. Oltre a Cesare, sappiamo che ovviamente anche lo stesso Marte viene venerato dalla legione, ma non vi è alcuna menzione in realtà delle altre divinità romane. Inutile ricordare come nella società romana non esisteva una sola e unica divinità, ma un grande numero. E cosa ancor più importante, secondo me, è che l'imperatore romano non si identificò mai con la figura di Marte, il dio della guerra, o con un'unica divinità. Potremmo anzi dire che il culto imperiale, quello che noi conosciamo, sia più una tradizione orientale che romana, ed è circolata a tutti gli effetti all'interno dell'impero fino al 379, quando l'editto di Tessalonica lo abolì definitivamente a favore del culto cristiano. Sallow dunque inventò di sana pianta una intercessione divina ed una sua personificazione, quasi inscindibile dal dio della guerra Marte, per fini prettamente politici, dato che all'interno dell'impero romano le funzioni religiose erano molto diverse, molto più varie e ovviamente vi erano molte divinità. Cesare dunque pensa di ispirarsi ai fasti dell'impero romano più di quanto effettivamente lo faccia davvero. Conosce poche e sporadiche informazioni sulla Roma imperiale, non è un grande condottiero come invece lo era Giulio Cesare, perché perse quasi tutte le battaglie da lui combattute, se non fosse stata appunto per i suoi sottoposti, come ad esempio il legato Lanius o il legato Malpais.
Non conosce quasi nulla sulle tradizioni e sui valori fondanti della società romana, non conosce minimamente Cicerone, Seneca, Orazio, Marco Aurelio e tanti altri filosofi, politici, scrittori romani che influenzarono nettamente la società romana. Vuole basare il suo dominio solo ed esclusivamente sulla paura e sulla cieca fedeltà nelle sue azioni, nelle sue decisioni, proprio come farebbe una dittatura novecentesca, oppure un'orda di barbari come gli Unni, oppure i Mongoli. Insomma, tutte quelle popolazioni che egli, dall'alto della sua carica, definiva feccia, poiché non acculturati, primitivi, che andavano sottomessi e schiavizzati all'interno della sua legione romana, tra virgolette. Ed è un vero peccato che Cesar, da studioso appassionato della sapienza prebellica, non abbia potuto o non abbia voluto approfondire le conoscenze storiche e sociologiche sull'antica Roma, ma abbia invece creato un impero ibrido. Insomma ragazzi, non è stato facile per niente realizzare questo video. Per molti di voi, lo so, risulterà parziale o incompleto. Ma il mio obiettivo non era fare una lezione di storia, bensì tracciare a grandi linee le più grandi incompatibilità che ho riscontrato tra Impero Romano e Legione di Cesar. Le informazioni sull'Impero Romano sono tantissime, come potrete immaginare, e tutto quello che ho trattato qui è da prendere con le dovute pinze, poiché si tratta di un riassunto estremamente sommario e parziale. Spero però di avere la possibilità in futuro, tramite le live oppure altri video qui su YouTube, di approfondire l'argomento con tutti gli interessati, accogliendo critiche e nuove teorie. Ringrazio tutti coloro che hanno visto il video fino alla fine e vi invito a iscrivervi al canale, a commentare e a condividere il video con tutti i vostri amici interessati al mondo di Fallout. E come sempre, noi ci rivediamo in live su Twitch ogni settimana oppure sempre qui sul mio canale, in un prossimo video di lore.